la domanda che più o meno credo ogni giorno fanno ad Angelo Drusiani, che è in collegamento con noi, è fin dove si può scendere e quanto durerà. E chi siamo noi per non rivolgergli a nostra volta la stessa domanda? Scherzi a parte, intanto Angelo, ben trovato. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Consulente finanziario Banca de Rothschild. E allora, in realtà, insomma, la domanda è sempre valida. Insomma, siamo a 1,042%, c'è una politica che in qualche modo ha fatto il suo all-in nei confronti di Mario Draghi, a parte Fratelli d'Italia, che comunque è stata coerente, insomma, e ha subito detto: noi non ci siamo, faremo opposizione costruttiva. Mi scappa un sorriso, perché l'opposizione distruttiva non so quanto possa far bene a un paese, ma questo, insomma, è un altro discorso. Inoltre, caro Angelo, oltre al decennale che continua a scendere, continua ad aggiornare i minimi storici, c'è la sensazione che, insomma, il nostro indice possa arrivare agevolmente ai livelli pre-pandemia, sempre grazie a questo signore qui, al Mr. Whatever It Takes. Io credo 18 mesi fa, più o meno, nei miei vari interventi sui quotidiani, dissi che trovavo assurdo che il differenziale italiano fosse così alto rispetto a quello portoghese e spagnolo, e a forza di piangere forse ci stiamo arrivando, perché più o meno adesso le quote, sapete che in Italia di quote ce ne sono state tante nelle pensioni, l'ultima è stata quota 100, qui invece tutti ambiscono a quota 50, nel senso di arrivare ad avere un rendimento di mercato di un titolo, del titolo decennale, che sia molto simile a quello del Portogallo e della Spagna, che sono di poco sopra lo zero, quindi c'è ancora strada da fare. Indubbiamente adesso i mercati sono condizionati positivamente dalla presenza dell'ex Presidente della Banca Centrale Europea, che in quell'ambito ha dato modo di farsi notare tanto come tecnico, perché si sa bene che dopo aver fatto 20 anni in Goldman Sachs, comunque uno i mercati finanziari li conosce bene, e in più secondo me ha avuto delle valenze diplomatiche e politiche rilevanti, perché se vi ricordate all'inizio del suo mandato la cancelliera, secondo me di nascosto, ma il presidente della Bundesbank lo attaccava continuamente, in maniera anche spesso un po' fuori dalle righe. Però poi alla fine è stato costretto a ringraziarlo, perché se la Germania ha quei saldi positivi che ha avuto, purtroppo per noi, e credo che una buona parte sia dovuta anche alla sana gestione della Banca Centrale Europea da parte dell'attuale presidente incaricato del nostro esecutivo. Ma secondo te il decennale spagnolo a 0,11 è il decennale spagnolo 0,11 che è troppo basso, o era il rendimento del nostro BTP che era troppo alto? Cioè, prevedi che si arrivi veramente a quel livello, a livello dei bonus? Il nostro era troppo alto, tra virgolette, perché di fronte a una politica che comunque esprimeva soprattutto incertezza, divisione, continue liti. Non dimentichiamo il governo che si è dimesso da poco, non è che negli ultimi tempi si sia mosso molto a livello pratico. Quindi, da questo punto di vista, noi internamente siamo abituati a questa tipologia di governi, ma all'estero non è che li gradiscano tanti, e di conseguenza gli investitori non erano particolarmente contenti, anche se va ricordato che a inizio gennaio, con un'emissione di BTP quindicennali, la richiesta fu di 100 miliardi da parte degli investitori internazionali. Quindi, insomma, è difficile pensare che sia solo la BCE che compra e che compra tutto, che tiene sul mercato italiano. C'è sicuramente una componente di investitori interni, internazionali, non trascurabile. Quindi, dove arriva? Arrivare a 0,11 sì, sarebbe un'opportunità, salvo che non si alzino gli altri, ma non credo ci siano motivi per farli alzare. Quindi, magari 0,11, 0,10. Tenete conto che il portoghese è 0,06, quindi 0,06. Quindi lo spazio c'è ancora. Poi la BCE continua a comprare titoli, non c'è possibilità di pensare che si alzino i tassi, quindi nulla esclude che vicino a quei valori si possa arrivare.
0,06, che peraltro è anche il rendimento del decennale dei titoli di Stato giapponesi, vedo dalla piattaforma. Ovviamente lì il discorso è diverso, il loro debito ce l'hanno tutto loro e quindi insomma la situazione è un po' diversa. Ma a proposito anche di spread, Angelo, perché è uno degli aspetti, uno dei tanti aspetti di cui spesso si parla quando lo spread scende e si tende subito a dire ecco come l'effetto Draghi già si concretizza. Stiamo risparmiando del denaro. Stiamo risparmiando del denaro con lo spread che scende nel differenziale di rendimento tra BTP e Bund. Questo denaro poi, insomma, in che modo viene utilizzato? Cioè, possiamo anche si può dire che, insomma, i soldi risparmiati con lo spread che scende si possono investire in altro modo. So che alcuni siti, insomma, alcuni osservatori hanno detto, ecco, con questo spread così basso del MES possiamo anche farne a meno, come a dire, possiamo anche evitare di chiedere dei soldi in prestito per quanto poi vengano indirizzati in un settore sanitario dove sarebbe anche bello e opportuno che la classe politica si concentri un po' di più invece di aprire crisi di governo, ma insomma è anche vero che la crisi di governo ci ha portato a Mario Draghi, quindi forse insomma non tutti i mali, eccetera, eccetera. Angelo? E per quanto riguarda il risparmio in fase di emissione, ovviamente sono teoricamente sono soldi che dobbiamo pagare meno noi. In teoria dovrebbero, non dico diminuire le tasse perché non so se succederà mai, Oh, però attento a quello che dici. quantomeno, come? Attento a quello che dice, dire che le tasse scendono. No, ho detto non scenderanno mai, per cui Certo. quantomeno non dovrebbero aumentare ulteriormente, Non perché se dovrebbero ci fosse, aumentare, se fosse un ulteriore costo molto forte, è chiaro che insomma, subentrerebbero dei problemi non trascurabili. ok. Io credo Chiaro. che meno si paga di rendimenti in fase di collocamento di titoli di Stato e più margini ci sono per intervenire laddove ci possa essere la possibilità di investire a livello, giustamente tu facevi riferimento alla sanità, al di là del MES, anche se io credo che tutta questa discussione sul MES, vabbè, lasciamo perdere, non entriamo in politica. Ma io credo che per la sanità ci sia un bisogno assoluto, ma credo non so anche nelle regioni teoricamente più ricche, ma credo in tutto il paese di sicuro un gran bisogno ce n'è, soprattutto con quello che è successo questo anno di pandemia. Quindi di sicuro io francamente l'avrei preso anche perché comunque se l'Italia ha delle difficoltà e non paga non so, non dovesse rimborsare dei prestiti, MES o non MES, pensate che i mercati stirlini, diciamo, poverini, la prossima volta vedremo. Vabbè, comunque lasciamo perdere anche su questo aspetto, perché scivoleremo in politica e non è il caso. No, 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 è chiaro il ragionamento. Allora, ovviamente con Angelo rispondiamo anche spesso a qualche domanda che arriva da casa. In particolare c'è una domanda di un nostro affezionato che è fiorentino, che salutiamo. E ci gira questa domanda, ti gira questa domanda, Angelo. Avendo un BTP scadenza 2033 in ottimo guadagno, è consigliabile venderlo adesso? Oppure aspettare l'annuncio della formazione del nuovo governo anche dopo, se saliranno ancora i corsi? Forse in qualche modo abbiamo già risposto, però insomma, ti giro proprio la domanda diretta di Fiorentino. Io credo che possibilità di vedere quotazioni leggermente più alte anche per i titoli con durata medio-lunga esista fino alla prima presentazione delle attività del governo, quindi le nuove leggi e quant'altro. Poi bisogna tirare i remi in barca perché secondo me io appartengo, per quanto mi riguarda, non dico se esiste una corrente ottimista o meno in questo senso, però secondo me la ripresa dell'economia, forse l'ho detto già altre volte anche tramite voi, secondo me sarà più vicina di quanto si possa pensare. Già i primi segnali ci sono stati. È vero, adesso c'è questa situazione legata ancora al rinfocolare della pandemia, alcune regioni addirittura potrebbero tornare in rosso, quindi vuol dire che il focolaio è tutt'altro che spento. Però io ho visto alcuni casi abbastanza emblematici, antipatici, soprattutto di persone che girano senza mascherine, che sembra quasi che vogliono dimostrare che sono più forti degli altri, però insomma, vabbè, anche a me dà fastidio girare con la mascherina. Per fortuna non porto gli occhiali, quindi ho meno fastidi di quanti hanno altri, perché spesso si appannano gli occhiali. Sto alzando la mano, peraltro, perché ci sono dentro fino al collo. Esatto. Per cui io credo che sia uno sforzo, ma sarà uno sforzo molto forte, perché se molti non portano la mascherina, ci sarà qualche ragione. Però trovo che
visto che la pandemia non è ancora sconfitta, visto che i vaccini tardano ad arrivare ad essere iniettati nelle persone, secondo me ancora qualche sforzo si potrebbe fare, però, signori miei, non si sa che dire, l'uomo è l'uomo e buonanotte. Hai citato le nuove aree italiane, insomma, il cui diciamo, colore è sostanzialmente cambiato. Trentino e Umbria si aggiungono all'Alto Adige come aree rosso scuro nella mappa dell'Unione Europea. Come sapete, è uscito anche il Dark Red, dove insomma, il tasso di positività cresce ulteriormente. In realtà, quello nazionale è risalito al 5,1% con 391 decessi. Altre informazioni inerenti alla gestione del Covid, abbiamo Melbourne, andiamo in Australia in lockdown, sono in corso gli Open di Australia di tennis che sono tra gli eventi più importanti appunto del circuito tennistico e proseguono a porte chiuse, mentre per quanto riguarda Joe Biden negli Stati Uniti c'è stata un'accelerazione, il presidente americano ha acquistato altre 200 milioni di dosi, 100 milioni Pfizer e 100 milioni Moderna. In questo modo, queste sono le previsioni che erano dall'America, entro luglio gli States dovrebbero avere abbastanza dosi per vaccinare 300 milioni di americani. Non sono mancate le parole dure da parte di Biden nei confronti di Trump, dicendo che insomma, la situazione del piano per le vaccinazioni ereditato da Biden era in una situazione molto peggiore delle attese, così insomma, il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ma scusa Giacomo, Dimmi. scusa un secondo Sì. solo, l'ex presidente degli Stati Uniti si è ammalato ed è guarito in un giorno, quindi lui pensava che tutti sarebbero stati come lui, no? Beh, certo, è probabile che, insomma, ha detto se è andata così a me che ho più di 70 anni, non vedo perché, insomma, tutti gli altri non debbano prendere esempio. Beh, ma fu un momento clamoroso, insomma. Poi, ovviamente, lui teatrale come pochi altri presidenti nel passato, e, insomma, si stolse una mascherina proprio davanti alle telecamere, come a dire, insomma, l'ho sconfitto e non mi avrà più. Insomma, è stato un momento sicuramente, insomma, teatrale, tanto teatrale quanto comunque in qualche modo storico, insomma. Forse anche un po' nocivo per la sua rielezione, temo, per Può lui. essere, assolutamente, assolutamente. Tanto guardavo anche Bloomberg che apre con la notizia che vi abbiamo dato in apertura, quella dell'economia del Regno Unito, l'anno peggiore dal 1709. Questo è insomma il dato che ci propone Bloomberg, quel meno 9,9% rappresenta la più grande contrazione mai registrata nella storia del Regno Unito. Curioso che arrivi proprio, anzi probabilmente non è curioso, ha senso che arrivi con la Brexit e con il Covid, dato che comunque loro hanno da gestire questa. Tra l'altro, scusa ancora Giacomo se ti No, interrompo, poi vai, no, non insomma, siamo menarmi, a sta tanto ruota libera, quindi. non riesci a menarmi perché sono distante. È uscita anche la notizia che la borsa di Londra ha fatto meno contratti della borsa di Amsterdam, perché pare che dall'Unione Europea comincino a lavorare meno con il Regno Unito e lavorino di più sull'Oxetra tedesco, sulla borsa di Amsterdam e così via. E gli inglesi pare che non siano molto contenti di questo, però, ragazzi, chi l'ha voluto la separazione? Eh sì, Quindi. ricordiamo sempre che insomma, gli inglesi sono stati i protagonisti della ricerca su Google più, non voglio usare l'espressione demenziale, però dicendo così l'ho già usata, nel senso che dopo che hanno votato andarono su Google a digitare che cos'è l'Unione Europea, insomma, quindi ovviamente poi si tratta di prendersi le proprie responsabilità, così come anche adesso insomma, l'Unione Europea sta scoprendo l'Irlanda come porto da cui insomma, importare ed esportare la merce che magari arriva dalla Gran Bretagna, quindi insomma ci si sta un po' facendo di necessità virtù. S notizie sempre più insistenti ci danno comunque che sia oggi il giorno, il D-Day di Draghi, insomma è oggi che consegnerà appunto la lista a Mattarella. Inizialmente si pensava, anzi ad esempio il Sole 24 Ore dà ancora tra oggi e domani, ma insomma molti sono
i siti che danno oggi appunto la giornata chiave della consegna e quindi del diciamo, elenco della squadra di Mario Draghi. È arrivato anche il placet di Dombrovskis e da questo punto di vista, ma insomma si aggiunge a una lunga lista. Ti ha sorpreso, adesso andiamo proprio sulla, usciamo dai tecnicismi un attimo, ma ti ha sorpreso insomma l'ok del Movimento 5 Stelle, cioè, o meglio, cambio la domanda, qual è stato l'ok che ti ha sorpreso di più a Mario Draghi? Quello di Salvini, quello del Movimento 5 Stelle, che comunque, come sai, ha dovuto decidere di fare un governo con Berlusconi, con cui i rapporti non erano buoni, tutt'altro, con Salvini, i rapporti non buoni, tutt'altro, col Partito Democratico, e stessa cosa, Draghi, che comunque era stato attaccato a lungo e in maniera piuttosto forte con Beppe Grillo. Ecco, adesso sono tutti insieme, che è un po' la preoccupazione che ha espresso in maniera anche piuttosto chiara il presidente uscente Giuseppe Conte. Insomma, il sì più clamoroso, secondo te, da chi arriva? Con tutta franchezza, io non trovo che ci sia da meravigliarsi perché ogni tanto, anche dal fronte politico-elettorale, perché la politica purtroppo è sempre in fase elettorale, Sì. c'è la sensazione che si possa essere vicino a una situazione molto difficile. Quindi questa è una situazione difficile, si trasferisce a una terza persona l'onere di uscire da questa situazione complicata perché si era visto che comunque avanti non si sarebbe andati. Quindi alla fine io credo che in definitiva poi il sì della Lega sia un sì molto importante perché indubbiamente dietro all'attuale segretario vi sono altre persone che evidentemente si sono resi conto che sparare addosso all'Unione Europea forse è sbagliato. Adesso, come ho detto a te molte volte, in questa fase c'è una gestione dell'Unione Europea molto, molto pratica da parte della von der Leyen e indirettamente anche della Banca Centrale Europea. Quindi rispetto a prima c'è molto più attenzione al nostro Paese. Non dimentichiamo che la von der Leyen si è scusata 2 volte, quindi forse qualcuno ha capito che l'Unione Europea, che l'Eurozona non è poi una roba così stupida. Beh, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. Ciao. Angelo Drusiani, grazie per essere stato qui con noi e buon fine settimana, a presto. Grazie anche a voi, arrivederci.